E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come rimuovere completamente lo schermo verde sull'effetto della pioggia. Immaginate che state camminando, porca miseria, 35 gradi oggi, sì, scusatemi, che fate? Registrate, c'è un bellissimo sole, esatto 35 gradi, lo montate il video e poi che fate? Voglio inserire un po' di pioggia, sì, sotto questo bellissimo sole. Ok, mettiamo un po' di pioggia. Allora, che cosa faremo oggi? Come rimuovere lo schermo verde dell'effetto pioggia. Ok ragazzi, allora, come rimuovere questo effetto su Adobe Premiere Pro? Allora, come dire, quindi non sarà complicato, no, è una cosa semplicissima, proprio uno scherzo. Quindi, che facciamo? Allora, prendiamo un attimo un'immagine. Ok, io prendo questa, quella che vedete adesso sul mio schermo, la inserisco qua. È un'immagine che ho fatto io personalmente, quindi la metto qua, perfetto. E adesso andiamo un attimo a prendere il nostro effetto, quindi il 4K Rain. Ok, eccolo, e lo mettiamo qua, perfetto. Ok, allora. Poi andiamo un attimo su effetti e scriviamo ultra, ecco, e lo inseriamo sul green screen, ecco. Andiamo a prendere il colore chiave e andiamo a cliccare questo verde. Ah, bellissimo! Ok, vediamo, guardate, molto bello, eh? Ok, ora andiamo su generazione mascherino, il piedistallo e mettiamo qualche 78, sì. Ok, vai. Visto? Guardate. Aspettate. Perfetto, guardate. Che ne dite? Bello, eh? Comunque, adesso ti stai domandando, ma sembra più un effetto green screen sulle finestre, quindi sui vetri. Eh già, eh già. Allora, faremo un altro piccolo esperimento, un altro tutorial, sempre in questo tutorial. E quindi adesso che faccio? Rimuovo del tutto sia l'immagine che l'effetto green screen e inseriamo un'immagine qualsiasi, tipo questa, copia. Ok, perfetto. Poi, come dire, è troppo piccola. Ok, adesso andiamo su movimento e facciamo così. Ok, perfetto. Bene. Adesso mettiamo lo schermo verde della pioggia, un altro effetto della pioggia. Se volete scaricare questi due effetti, li troverete in descrizione, un pacchetto che io stesso ho condiviso, se vi interessa. Ok. Ora facciamo la stessa procedura, ultra, mettiamo su Rain il colore chiave, perfetto. Ok, Rain movimento e un po' più giù, ingrandiamo un attimo. Ok, ora vai. Ok ragazzi, io adesso non so come mettere a fuoco l'immagine
però avete capito già come funziona, eh? Visto? Visto che figata? Molto molto bello. Sì, una cosa veramente affascinante. Quindi, che dire, possiamo anche fare un altro tutorial, altri tutorial in futuro sullo schermo verde, vedere un po' come combinarli con altre immagini, altri video, anche la passeggiata che ho detto all'inizio, tipo ti fai una bella passeggiata, il sole e inserisci la pioggia. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Lascia like se il video ti è stato utilissimo, iscriviti anche, commenta se hai qualche dubbio, tanto non ti morto, non dico niente, commenta. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, ciao a tutti. Ciao.